Camminate. È il secondo dei quattro interventi. Il primo è stato il centro Covid Pegaso, l'ex CREAF. Il secondo è questo. Poi vi è il secondo padiglione della struttura dell'ex CREAF. E poi naturalmente il campo in mezzo a questo, anche il campo di Marte di Lucca, che sono altri 150 posti. Il tutto era per dare e raggiungere l'obiettivo, 550 posti Covid in caso di una emergenza che maturasse. Allora, quando siamo partiti, pensate, prevedevamo che potessero arrivare ricoveri Covid in Toscana a 3.500, in realtà poi oggi ci troviamo in una situazione in cui siamo sotto i 1.100, per cui siamo in una situazione chiaramente molto migliore. Teoricamente 60, però è evidente che noi li rendiamo funzionali nella misura in cui vi è l'emergenza, per intendersi, 60 stringendoli tutti. Siccome siamo in una situazione in cui da un punto di vista dei ricoveri vediamo che ora la situazione è assolutamente sotto controllo, sempre meglio metterli in postazioni che poi garantiscano anche quel minimo di comfort. L'abbiamo visto con il centro Pegaso dell'ex CREAF, noi ci troviamo ad avere letti molto moderni, molto funzionali, servizi d'eccezione, col telefonino è collegato il paziente alla rete wireless e quindi può chiamare a casa, ma contemporaneamente sono tutti stretti. Nel momento in cui vediamo che possiamo allargare gli spazi è una questione umana. La Regione Toscana ha assunto ad oggi oltre 6.000 persone nel 2020, ovviamente 6.000 persone non significa 6.000 dipendenti in più, significa ovviamente 6.000 dipendenti in più meno ovviamente quelli che sono usciti, diciamo, per ragioni di pensionamento o per altri motivi, però comunque, diciamo, è un dato molto, molto consistente. Quindi... Prato poi in particolare è oggetto di ampliamenti, ci sono interventi importanti e quindi aver fatto il punto della situazione sia con gli ospedalieri, con i medici ospedalieri che con i medici del territorio, credo sia un momento importante di confronto e appunto di prosecuzione dei lavori.